17.32 su Radio DJ, le specialità delle vostre famiglie. Scusa, Vale? Sì, È arrivato? Lo so. È arrivato! Fabio Insinna che è venuto a trovarci. Buon pomeriggio, grazie. Come hai trovato? Ciao. Vale, col rossetto? Bellissimo, la prima cosa ho notato il rossetto rosso. Lo mette sempre, lo mette sempre. Ma da mesi? Sì, no, ma da sempre. Amore. No, è proprio contenta, ma siamo molto contenti anche noi. Stiamo parlando di un libro che è uscito da poco, ha già venduto quasi 70.000 copie. Sì, sì, ringraziando il cielo. Non ti montare la no, testa, no, rimani ma che sempre non me la so... il Flavio semplice no, di una volta. Certo, certo. Non me la comunque... sono montata per le cose quelle della televisione. No, no. Comunque, ma è un libro dalla testa. Sì. Un risultato un po' da schifoso, 70.000 copie appena uscito, neanche con un morso all'orecchio. Grazie, quindi grazie a chi l'ha... Sono 212 pagine per 16 euro, sono 7 centesimi a pagina, mi sembra. Non l'avevo fatto questo caso, è bello. No, sì, perché lo rende ancora più, ma sì, vale sì, la pena. Sì, 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 sì. E parla di famiglie e abbiamo adattato un po' il tema della puntata a questo. Grazie. Parli della tua di famiglia. Nel libro parlo della mia famiglia, di mio papà, insomma, che ci ha lasciato, però rimane sempre con noi per, il, insomma, per le cose che ci ha insegnato, per le cose che ci ha costretto a imparare, quelle belle, insomma, soprattutto. C'è mamma, c'è mia sorella, ci sono io, c'è ancora la tartaruga che ha più di 50 anni, insomma, non il branco. Sì, sì, il branco in sin. Beh, ragazzi, allora cominciamo lì a segnare le specialità della sì, famiglia sì di Flavio, la tartaruga Lilli. Che ha più di, sì, sì. Lilli. Grande sì, sì, Lilli, sì, ti salutiamo con sì tanto tanto amore. Che se solo potessi parlare. Mamma mia, che cosa diavolo non diresti della famiglia in Sinna? Lasciala zitta. Lei, perché lei vive a lungo per conservare il segreto, certo. Questa è la sua. No, in realtà l'Italia è un paese di famiglie e le famiglie italiane sono quelle più allargate, sia per il numero di componenti, ma perché poi si allargano facilmente ad acchiappare anche pezzi intorno che si aggiungono. Sì. Si non guardare me, la nostra no. No, infatti. Noi, a parte, io ho raccattato come pezzo un gatto. Infatti, quindi, si divide in due parti: le famiglie molto sì strette, tipo quella sì di Diego, pochi elementi sì molto stretti, e quelle gigantesche, tipo la mia. Io ho 36 cugini di primo grado. Di primo grado! Capisci? Sì. E poi, se posso dire una cosa velocemente, non è il tema della puntata, però citiamo anche, visto che è un istinto quello della famiglia, quello di tenere unite le persone, italiano, esistono tante, tantissime famiglie che salutiamo, che non sono quelle ufficiali, sì, quelle che ci vogliono, nelle quali ci vogliono incasellare, ma è l'istinto italiano alla famiglia che prevale, certo, non la famiglia classica. Esatto. Vince l'istinto dello stare insieme. Senti, e se tu dovessi fare un po' l'esercizio che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, qual è la specialità della tua di famiglia? Cioè ogni famiglia ha un po' una sua specialità, se vuoi tenere qualcuno per darti un'idea. Sì, sono curioso, sì. Allora, feste comandate, ristorante di grido, famiglia al gran completo, gara di rutti sotto il tavolo, no, campione in carica, il nonno aereo. No, questa ci manca. Specialità, cambiare casa città, essere superstiziose, no, menù natalizio della zia sempre uguale, no, essere cinofili, aver imparato da piccole l'arte del rinfacciare. Stupendo. Bello, si impara da giovanissimi. Io un po' rinfacciato, un po' a papà, mamma e me come figlio rinfacciato, però no, cambiare casa no, è la stessa da 50.000 anni, la stessa. Vedi? Quindi... una tartaruga, quella abbiamo, ci troviamo bene in quella di Roma. Sì, sì. Ridere, sfottersi, non imparare l'inglese neanche a morire. Questo sì, mi hanno mandato in Inghilterra tutte le estate della mia vita, tornavo più analfabeta di prima, anzi più romanesco, facevo branco con i romani. Quindi niente, niente, non niente portati, inglese, perfetto. Non portati. Pettegolezzi non ci batte nessuno. No, pochi. La mia pochi famiglia è specializzata nel rendere un evento triste, a tratti tragico, una barzelletta da raccontare ai ritrovi in famiglia. Beh, papà, uno, insomma, l'ho messo anche nel libro, in effetti sì, una cosa tragica l'ha trasformata in una... Questo è molto tipico delle famiglie, che nei momenti più di tensione... Si può, c'è sempre la tragicommedia, c'è sempre una sempre cosa quel su momento, cui scivola. Sì, e, sì, sì. Sì. A tal proposito saluto un amico comune, Max, ecco, che ha voluto fare questa cosa, funerale di mio papà. Sì, ha riso come poche altre sì volte in vita facendo sua ridere me, che non era il momento. Ho capito. Organizzare feste a sorpresa, ormai ne organizziamo talmente tante che uno qualsiasi cosa se l'aspetta continuamente, una festa a sorpresa. No, qui non siamo bravi, no, no, non abbiamo mai fatto, abbiamo sempre festeggiato in maniera cioè, tradizionale. La mia famiglia è piena di imitatori. Mamma dicono... imita, mamma imita, sì, a fare Franca Valeri, canta, sì, sì, bravissima mamma Rossana, salutiamo. No, adesso io non voglio tirare in mezzo la Vale, Vale, se te la senti... Vale! Chi no sa fare Valentina? Tutti! Male tutti! E poi Valentina si chiama come mia sorella. Cioè, ci cambia insomma. Vale, vabbè, chiedimene uno e te lo invito. No, te li chiedo. Uno che si chiama Valle di Battaglia, chi è? No, ma tanto no, li fa tutti male. Fa tutti male, questa è la sua specialità. Adriano Celentano. Ehi, sei forte! Capisci? Adriano Celentano con Rossetto! Ma il buongiorno! Allegria! Pippo Baudo! Questo l'ho inventato io! Fantozzi! Come un... ma ragazzi, però siete bastardi! Guarda, ma c'è Sinna!
fai me, fai me. No, non posso. Pantani di Italia 1 lo faceva. Sei inimitabile. Sì, come le grappe. No, mi rifiuto. Sentiamo una canzone per riprenderci da queste battute. Torniamo con Flavio tra poco. Brava, Vale.